Ciao. Fabrizio, sì. Cazza la randa e controlla il matafione, per piacere. Cosa hai detto? Cazza la randa e controlla il matafione. Ah, ma che strambate stai dicendo? E se continuiamo così, poi perdiamo la rotta. Bella, rende l'idea, stiamo per parlare di sport, stiamo per parlare della fata d'oro dello sport, o meglio, delle fate d'oro dello sport, che sono... Ben due, ragazzi. Due, Cristina Celli, timoniere e capobarca, e Silvia Morini, marinaio, eccole! Vieni. Buonasera. Ragazzi. Benvenuta. Buonasera. Allora, ambedue romagnole... A fine luglio avete conquistato il titolo europeo nelle regate classe 4 e 20 che si sono svolte a Tavira, in Portogallo, giusto? Allora, diciamo che in primis la direzione del premio aveva designato quale vincitrice Cristina Celli, la presente, ma lei ha voluto condividere questo ulteriore momento di gloria con la sua amica e compagna regatante. Dunque, un applauso alla capobarca per questo gesto. Apri, di... io intanto scappo che devo andare a fare un cambio velocissimo. Complimenti ragazze e... Ciao, ci vediamo tra poco. Ciao. Ciao, ciao, dopo Sara. Allora, do anche un microfono a te così potete, come dire, raccontarci in coppia anche questa grande emozione. Tu Cristina, mi raccontavi prima che siete arrivate a questa grande manifestazione dagli esami di maturità. Sì. E quindi, insomma, come avete fatto a vincere senza avere fatto magari una preparazione adeguata? Diciamo che è stata appunto una soddisfazione improvvisa, perché essendoci gli esami di maturità non ci siamo potute allenare molto, pochi giorni prima della partenza, solo pochi giorni. Però grazie all'impegno negli anni passati, alla costanza nell'allenarsi e al nostro affiatamento siamo riuscite comunque a vincere e ci ha aiutato molto questo. Ma questo tipo di esperienza fa diventare molto amiche? Sì, sì, assolutamente. Beh. Perché si condivide tutto, anche i momenti un po' più di tensione dove si discute e bisogna comunque fare la pace immediatamente per rimanere un bel... Da quanti anni regatate insieme? Da 5 anni. E fin dall'inizio abbiamo avuto il sogno di andare in barca insieme e poi quando è arrivato il momento il nostro circolo non era pronto a supportarci in questa nuova categoria, così abbiamo cercato tra gli altri circoli e finalmente il nostro allenatore attuale Stefano Marchetti ha scoperto le nostre potenzialità e ci ha aiutato a dare il massimo come abbiamo fatto. E insieme a loro hanno ottenuto grandi risultati, 3 anni al top delle classifiche, vero? Sia italiane che internazionali. Sì, i primi grandi risultati sono arrivati a metà del secondo anno dove ci siamo qualificate bene nelle nazionali e ci siamo selezionate ai primi mondiali ad Atene. Poi dopo le maggiori soddisfazioni sono state nel 2009 dove abbiamo vinto l'argento nell'Europeo Juniores al Lago Balaton, poi un mese dopo dove abbiamo vinto l'italiano assoluto e nel 2010 dove siamo arrivate terze ai mondiali di Israele. Che bello vedervi parlare con tanta gioia e giustamente farci sognare su immagini che sono da sogno. Io vi invidio non solo per i grandi risultati ottenuti ma per il contesto in cui li avete ottenuti. Adesso però, se non ho capito male, le vostre strade si separano, eh? Perché a me mi sarebbe piaciuto molto continuare questa strada con lei, perché siamo anche molto amiche e ci siamo sempre divertite, però il mio sogno era sempre stato quello di diventare medico. Ah. E quindi ragionando... Hai cambiato rotta? Sì, ragionando mi sono accorta che se avessi voluto fare tutte e due le strade non mi sarebbe riuscito bene niente, quindi ho deciso di sospendere l'attività medica. Stai puntando sulla dottoressa Morini, sì. Giusto? E allora ti facciamo tanti auguri per questo. Grazie. E invece Cristina Celli, c'è speranza di vederti già a Londra o è presto per le Olimpiadi? No, è troppo presto. Per preparare un'Olimpiadi ci vuole molto tempo, quindi puntiamo a quella dopo. Quindi c'è speranza, cioè noi ci speriamo. Sì, no, adesso in Londra. Madonna, no. Sì. Eh? Sì, sì, ci speriamo. Ci speriamo. Va bene. Noi tifiamo, tiferemo e ci ricorderemo di questa serata vissuta insieme a loro. E adesso per premiarle ci raggiunge un delegato della CONI, mi dicono della Federazione Vela, aiutatemi perché è arrivato da poco e non ne so nulla. È un delegato della Federazione Vela? Sì. Ci raggiunga. Eccolo qua, buonasera.
Buonasera, benvenuto. Certo che le conosco. Scusa un attimo solo, lei è il dottor? Io sono Paolo Collina, sono consigliere federale della Federazione Italiana Vela, quindi le ho conosciute fin da bambina queste ragazze. Ah, quindi sarà particolarmente orgoglioso di premiarle? Sono orgogliosissimo perché le ho sempre stimate tantissimo. Sono solari. E la differenza fra questo momento e quando sono in barca è solo l'abbigliamento tecnico. Sono fate sportive, ma sono anche delle ragazze bellissime. Esatto. E immagino che loro debbano vincere per sfuggire a tutti gli equipaggi maschili che cercano di raggiungerle, e loro devono batterli a tutti i costi. Esatto. Vuole leggere la motivazione? Le tengo il microfono, dottor Collina, prego. Allora, equipaggio Cristina Celli e Silvia Morini. Sacra la fiamma che illumina passione e sacrificio per la nobile abnegazione nei confronti dello sport. Cristina Celli e Silvia Morini hanno onorato il medagliere del panorama sportivo italiano, accomunate dalla capacità cognitiva e dell'espressione atletica di altissimo livello. Un onore per lo sport italiano e un esemplare massaggio di positività per le giovani generazioni. Beh, bellissimo, grazie dottor Collina, e consegniamo le fate d'oro alle nostre due campionesse. Decidetene una. Cristina Celli, Silvia Morini, mettetevi vicine così fate la foto ricordo. Ecco anche il dottor Collina. Siamo tutti, anche voi fate d'oro. Grazie anche per il vostro applauso a queste ragazze che ci hanno fatto fare una gran bella figura nel mondo con le loro prestazioni sportive. Grazie dottor Collina, in bocca al lupo ragazze per la carriera universitaria, per la carriera sportiva. Grazie ancora. Cristina Celli e Silvia Morini.